Oggi vi racconto i 6 peggiori errori che io abbia mai fatto con Bitcoin e con le cripto, alcuni dei quali mi sono costati molto molto caro. La maggioranza di essi è legato all'inesperienza o alla scarsa esperienza ed è questo il motivo per cui li condivido con voi. Chissà, se magari qualcuno al tempo mi avesse avvertito, avrei potuto risparmiarmene qualcuno. Altri invece sono maggiormente legati alla nostra stramaledetta componente emotiva che puntualmente, quando si parla di soldi, ci spinge sempre a fare le scelte peggiori. Però anche in questo caso conoscere il tuo nemico sicuramente ti dà maggiori possibilità di sconfiggerlo. Quindi cominciamo subito e vediamo questi 6 errori da non fare assolutamente. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Iniziamo con l'errore numero 1, che è veramente un classico, capita molto spesso, ed è quello di confondere un trade con un investimento o viceversa. Quindi confondere l'operatività speculativa orientata al catturare un profitto sul breve termine perché mi aspetto una notizia che influenzi in qualche modo il mercato, perché vedo sul grafico una certa configurazione, con un investimento di lungo termine perché invece vedo del valore nel lungo periodo, per l'appunto, su una specifica coin o su uno specifico progetto. Confondere queste due cose è molto grave perché poi ci spinge a trasformare l'uno in un altro. In che modo? Vi faccio un esempio pratico. Supponiamo di vedere un grafico con una configurazione positiva che mi spinge a cercare una posizione long rialzista su una altcoin. Dopo un po' vedo che quell'ipotesi che io avevo formulato non si verifica e il grafico magari inizia a scendere, il prezzo inizia a calare e io inizio a realizzare una perdita. Ecco, lì io dovrei puntare a tagliare quella perdita perché il mio setup, si chiama, che è quella situazione grafica che mi ha portato ad aprire un certo trade speculativo, non si è verificato, mi sono sbagliato. Molte volte succede che uno non riesce all'avversione per la perdita e allora dice ma no vabbè dai aspettiamo che ritorni in pari, oppure dice ma no vabbè tutto sommato non è così malaccio questa coin, me la tengo sul lungo periodo. Errore catastrofico, proprio perché in questo caso ho trasformato un trade speculativo andato male per lo più in un investimento di lungo periodo e quindi mi sto mettendo, in altre parole, nelle mani della fortuna. Anche l'opposto è sbagliato, ovvero trasformare un investimento di lungo periodo in un trade. Ovvero, se io ho investito in Bitcoin, in Ethereum, in una cripto, con il mio piano d'accumulo, con il mio metodo orientato al lungo periodo, e il prezzo poi aumenta, non ha senso dire io vendo per poi ricomprare più in basso, perché così facendo mi metto a rischio di fare errori imprevisti. Diventa un trade speculativo. E se poi non riscende, che cosa faccio? E se poi fa una cosa imprevista, insomma, non riesco più a gestirlo. Quindi davvero bisogna inquadrare in maniera chiara e definita l'operazione che si sta facendo prima di aprirla. Speculazione, lungo periodo, seguo quella strada e mi comporto di conseguenza fino alla fine. Errore numero 2. Per raccontarvelo vi parlo un po' di quello che è stato il mio inizio, il mio approccio iniziale con le cripto. Ve ne ho chiacchierato un po' anche in alcune live. Sostanzialmente io ho iniziato con un capitale basso perché volevo un po' capire, no, come funzionava, e la prima cripto che ho acquistato è stata Ethereum perché me l'ero studiata come un pazzo, avevo approfondito qualsiasi cosa e mi aveva affascinato tantissimo. Quindi ottica di lungo periodo. Da lì in poi ho approfondito di più anche tutto il resto, poi ho acquistato chiaramente Bitcoin, solo che poi non mi bastava più dopo un po', perché vedevo, era un periodo, era il 2017, un bull market veramente feroce, ogni giorno c'erano dei più 10% sulle varie altcoin e allora mi è venuta questa frenesia di voler studiare tutte quante le altcoin che esistevano. Mi ricordo ancora, se anche voi c'eravate nel 2017, tra battete un colpo e scrivete nei commenti quali sono le prime altcoin che avete comprato. Io mi ricordo ancora come se fosse ieri Golem, Stratis, Lisk, poi che cos'è che c'era? Ce n'erano varie altre che comunque mi sembravano tutte dei progetti pazzeschi. Ogni giorno compravo nuove altcoin e alla fine mi sono ritrovato un portafoglio
più o meno all'80% in altcoin e il restante 20% in Bitcoin ed Ethereum, e mi stavano quasi stretti, proprio perché, ripeto, le altcoin galoppavano a una velocità pazzesca e io ingenuamente pensavo che questa crescita sarebbe stata protratta nel tempo, mi sentivo un genio, pensavo di aver scoperto chissà che cosa e veramente avevo fatto un file, adesso vi faccio ridere, col titolo Road to Crypto Millionaire, cioè io mi sentivo già, capite, con la Lambo, guidando la Lambo. Scherzi a parte, torniamo alla realtà, perché questo mi ha permesso sì di fare risultati importanti, ma poco dopo, perché mi ricordo che ero arrivato a fare circa 10 per con questo portafoglio, e questo 10 per, pensate, è ritornato esattamente al punto di partenza, anzi addirittura su alcune c'erano delle perdite alla fine del ciclo rialzo-ribasso, e stiamo parlando del 2017, che è stata la bull run delle altcoin credo più forte della storia. Qual è la lezione da apprendere? La lezione da apprendere è che sulle altcoin c'è una fortissima componente di speculazione. Sono molto cicliche, crescono molto in fretta e scendono altrettanto in fretta, e è veramente difficile trovargli un valore intrinseco, anche se il progetto ci sembra bello e interessante. Quindi l'errore che vorrei non rifare è di trattare le altcoin, tutte quante le altcoin, anche quelle che stavano nascendo, quindi erano pura speculazione, come un investimento, perché quello è un errore. Se un altcoin può essere, esempio, Chainlink, Polkadot, qualcosa che ha un'infrastruttura già creata, ha dei progetti in sviluppo, ha comunque un lavoro molto grande e già validato dietro, allora quelli possono, a fronte di uno studio approfondito, essere considerati investimento. Ma altrimenti la ICO di turno, il nuovo token, eccetera, sono meramente speculativi e pertanto come tali vanno trattati. Se avessi aperto posizioni speculative nella fase rialzista, sicuramente mi avrebbero reso di più. Il terzo errore, che è un classicone intramontabile, è quello di cercare di prevedere il futuro. Ovvero dire, secondo me tra 2 settimane il prezzo di Bitcoin sarà più alto perché l'RSI è ipervenduto e allora compro Bitcoin. Questo in parte può essere un ragionamento sensato, perché alla fine il trading, ogni singolo trade, include in qualche modo una piccola componente di previsione. Noi andiamo ad aprire posizioni perché vediamo una maggior probabilità di uno scenario rispetto ad un altro, quindi c'è una componente pseudo-predittiva, diciamo. Però è sbagliato legare l'operatività di investimento, quindi l'acquisto e la vendita, non il trade col suo stop loss nel caso in cui mi sbagli, alla predizione del futuro. Io molto spesso vedo, e è successo chiaramente anche a me in passato, magari un periodo in cui c'è sentiment molto positivo, uno si limita a pensare Bitcoin salirà perché sono tutti bullish, allora compro Bitcoin. E tipicamente questo ti fa comprare ai massimi. Allo stesso modo, al contrario, io ho paura che adesso scenda ancora di più e allora vendo, e si perde di vista l'obiettivo. Cioè si pensa soltanto a quello che può succedere tra un mese, 2 mesi nel breve termine, si perde di vista l'obiettivo e si fanno errori difficilmente riparabili. Quindi il mio consiglio è di non cercare di immaginarci quello che può succedere tra un mese, tra 2 mesi, tra 6 mesi, ma di concentrarci su quello che per noi è il valore di lungo termine di Bitcoin e dell'investimento che abbiamo fatto. Altrimenti il rischio è quello di dire, bene, io adesso compro, poi lo vedo salire, vendo perché secondo me ritraccia e ricompro più in basso, poi puntualmente non ritraccia e mi ritrovo a comprare più in alto, magari compro ai massimi, poi inizia il bear market e vendo in perdita. Capite che si innestano queste dinamiche. Quindi più strategia e meno previsione, soprattutto se questa previsione è basata su qualcosa che leggo, su qualche grafico di qualche testata mediatica che è buttato lì soltanto appunto per fare notizia. Quarto errore, lato più tecnico.
parliamo di sicurezza. La sicurezza è fondamentale quando si parla di Bitcoin e di cripto. Sottovalutarla è un errore catastrofico che può costare carissimo. Vi faccio due esempi che sono capitati a me in passato. Nel mio periodo buio degli anni 2017-2018 avevo partecipato ad un ICO con un wallet creato su MetaMask lì al momento, ero tutto di fretta, ricordo che l'ho creato, ho bypassato la scrittura il backup del seed, tutte quelle cose che sono fondamentali da fare. Ho buttato lì i miei Ether, ho partecipato all'ICO, ho ottenuto i token e tra l'altro non era neanche andata male. Nel momento in cui dico bene, adesso me li trasferisco perché li hanno listati e realizzo il mio profitto, mi rendo conto che è scomparso il wallet di MetaMask. Cerco di reinserire la password, ripristinarlo e tutto quanto e mi rendo conto che, da bravo pirla, perché quello sono stato, l'avevo perso per sempre. Perché? Perché non avevo trascritto il seed, non avevo fatto i backup, davo per scontato che MetaMask me lo tenesse in pancia. È ingenuità, è un errore da principiante, è vero, ho sottovalutato le procedure di sicurezza. Allo stesso modo, quando mi è capitato, non so se vi ricordate che mi avevano hackerato il canale su YouTube prendendone possesso tramite un sistema di phishing molto ben architettato su misura, l'avevo raccontato in un video, fortunatamente lì sì che avevo preso misure di sicurezza sugli exchange, autenticazione a due fattori, anti-phishing e quant'altro, perché puntualmente avevano provato a entrare su tutti gli exchange e il danno, se ci fossero riusciti, se io non avessi utilizzato tutti gli strumenti di sicurezza, sarebbe stato irreparabile. Quindi il mio suggerimento è, se tornassi indietro dal me del passato, gli direi: è vero, la sicurezza è una noia e c'è poca possibilità che qualcosa vada storto, che attacchino proprio te, che ti hackerino e quant'altro. Però anche se è poca quella probabilità, se succede il danno è enorme. Quindi bisogna prevenirlo comunque. Mi raccomando, non sottovalutate la sicurezza. Ritorniamo al topic dell'investimento per l'errore numero 5, che è genericamente investire con superficialità. Molto spesso quando si parla di cripto si parla sempre di un qualcosa che ha l'aria di una scommessa, di ma sì, ci butto qualcosa, investo solo ciò che sono disposto a perdere. Io credo che questo, per come la vedo io, sono sempre tutte opinioni personali, ma penso che sia un punto di vista sbagliato, cioè un punto di partenza sbagliato. Bisogna vedere le cripto come un asset, se si vuole investire ovviamente, perché se si è qui per buttare 100 euro sulla shitcoin di turno sperando nel 100 per è diverso, ma se ci si vuole allocare un capitale importante con le opportune diversificazioni tra DeFi, investimento diretto e tutte quelle tecniche e strategie di cui abbiamo parlato nei nostri video, allora non si può partire col presupposto di dire ma sì, sti soldi li do per persi, perché che investimento è? Quando mai viene da parlare di un investimento in questo modo? Quando si investe in azioni, si fa il pack sull'SP500, si danno per persi quei soldi? Non credo. Io penso che ragionando a investimento dovrebbero esserci gli stessi presupposti. Al fine di rendere sensato un presupposto del genere sulle cripto, chiaramente ci deve essere uno studio estremamente approfondito prima dell'acquisto e prima della decisione della strategia di investimento da adottare. Quindi no superficialità, ovvero investire per sentito dire. Ho letto qualche tweet positivo, ho letto l'articolo sulla testata giornalistica di turno che fa solo clickbait e robe per attirare attenzione e mi sono convinto ad acquistare un certo token perché ne parlano bene. No, è veramente tragica una cosa del genere, cioè è agli antipodi dell'investimento. Succede anche sull'azionario, perché ormai per fare clickbait si legge sempre l'azione definitiva, compra questa azione e tienila per 10 anni. Chiaramente questa è veramente follia, ragionare così, ok, per sentito dire, sia sull'azionario che sulle cripto. Quindi bisogna seguire un processo che prevede il farsi un'idea propria, innanzitutto. Io è giusto leggere da varie fonti, prendere informazioni da varie fonti, mai solo da una, e in seguito farsi un'idea propria, cioè dire perché voglio investire in questo, dove lo vedo il valore, cioè ci sono dei dati che mi fanno pensare
che questa coin è un investimento sensato a lungo termine, questo è investire non con superficialità, perché soprattutto in questo modo posso decidere, oltre al semplice cosa su cosa investire, in che modo, con un pack, con degli acquisti a scendere, con insomma tutta la strategia di contorno, che percentuale allocare di portafoglio a quell'asset. Capite bene che il che cosa comprare è solo un granello di sabbia. Tenere conto di tutte queste cose significa investire con questa, la testa, mentre comprare un qualcosa così a caso, perché secondo me salirà, ne hanno parlato bene, non so bene che percentuale, dove metterlo e per quanto detenerlo, si tratta di buttare via i propri soldi, perché poi non è tutto fuorché un investimento. Quindi mi raccomando, sempre investire non con superficialità. Sesto e ultimo errore, si collega un po' anche con altre cose che abbiamo detto poco fa, ma è importante tenerlo da parte, cioè nominarlo a sé, è l'avere fretta. Avere fretta è veramente un qualcosa che ti porta a perdere soldi senza altre possibilità, cioè se hai fretta perdi soldi. Per quale motivo? Perché ti aspetti risultati subito, quindi perdi di vista il lungo termine e già lì ti esponi soltanto a un'operatività speculativa. E in seconda battuta, anche se fai operatività speculativa, vedi trading, ti concentri solo sul breve periodo. Anche il trading si basa sui grandi numeri. È vero, sono posizioni più brevi, però bisogna considerare, per avere un'idea della profittabilità della nostra strategia e dei nostri risultati, un campione ampio, cioè un numero di trade importante, non 10-20 trade e basta. E quindi c'è questa perdita di focus del lungo periodo e concentrazione sul breve. Inoltre, se un qualcosa magari dà un guadagno non particolarmente rilevante appunto sul breve, lo si trascura e ci si tende a concentrare di più su quegli aspetti legati al gambling oppure all'elevatissimo rischio. Vedi altcoin, vedi piattaforme di DeFi non sostenibili, vedi schemi Ponzi. Si entra in quella logica dove si dà per scontato quasi che sia sostenibile un guadagno elevatissimo nel breve termine. Bisogna accantonare questa idea, abbandonare l'idea della fretta e pensare, concretizzare il fatto che un investimento in cripto deve avere un orizzonte temporale lungo esattamente come gli altri. Non è che perché sono le cripto allora devi guadagnare tanto e subito mettendo poco capitale, no. I ragionamenti alla base devono essere gli stessi. La volatilità è maggiore, è vero, però anche quello è un benefit che si può riflettere sul lungo termine. La volatilità, se la si prende sul breve, può essere dannosa, perché può portare a rialzi ma può portare a ribassi. Se invece si amplia il proprio orizzonte temporale lasciando da parte la fretta, si coglie molto di più il beneficio di quello che è un trend di un asset nascente, che tra i suoi alti e i suoi bassi segue comunque quella che è la proiezione del valore. Questi erano i 6 errori che vorrei non aver fatto in passato. Ve l'ho detto, alcuni mi sono costati tanto e quindi se potessi evitarli, chissà, potessi averli evitati, chissà cosa potrebbe essere successo, ma rimuginare del passato non ha senso. Io spero di avervi aiutato, che vi aiuterò ad evitarli raccontandoveli. Voi quali avete già fatto? Toglietemi questa curiosità. Oppure aggiungereste altri errori a questi 6 che vorreste non aver fatto o che suggerite agli altri di non fare? Mi raccomando, condivideteli nei commenti, perché il confronto è sempre estremamente utile. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!